Negli anni ho sempre cercato qualcosa che mi aiutasse a muovermi meglio. Ho incontrato la tecnologia autobilanciante, ai tempi era di Segway, che era quel mezzo americano che si guida in piedi, e ho visto in quella tecnologia un qualcosa che mi poteva, secondo me, poteva essermi di aiuto, perché di fatto due ruote levano quelle due rotelline della sedia a rotelle che si incastrano dappertutto, e poi mi lasciava le mani libere perché mi muovevo senza le mani. Quindi comprai un Segway ai tempi e lo modificai per farlo diventare un mezzo. Io adattai una mia vecchia sedia a rotelle sopra, come succede spesso nei garage, no? E nacque così la prima rudimentale Jenny. Poi, usandola, mi sono reso conto che era un mezzo incredibile da un lato, perché non solo migliorava la mia disabilità, cioè la mia mobilità, ma mi cambiava proprio anche la percezione della disabilità, perché ero molto più mobile, riuscivo a fare molte più cose con le mani libere, potevo andare in giro tenendo un ombrello, telefonando, cioè, e quindi ho pensato che quel mezzo lì avrebbe potuto avere anche, non solo per me ma anche per altri, un futuro. E allora nel 2018, grazie al gruppo Wuschläger svizzero, hanno creduto in me, in questo progetto, e abbiamo ristudiato la base autobilanciante, la tecnologia che ci permetteva di muoverci. Abbiamo lavorato oltre 6 anni per sviluppare una tecnologia, ma grazie al know-how di molte aziende italiane, perché noi siamo svizzeri ma siamo ticinesi e siamo praticamente molto vicini alla Lombardia. E il comparto lombardo è un comparto industriale molto importante, dove ci sono aziende veramente importanti dal punto di vista tecnologico, e grazie al loro aiuto siamo riusciti a ristudiare il Segway, in poche parole, no? Perché dico il know-how? Perché qui dentro c'è veramente il pensiero di tante tante persone. Non era pensabile che da soli noi fossimo in grado di fare un mezzo del genere. Jenny è un made in Svizzera, cioè è fabbricato in Svizzera, è made in Swiss, ma tutta la componentistica è italiana, quindi si può dire che è un mezzo europeo, e questo direi che è un unicum nel mondo. La cosa interessante di questo mezzo è che, grazie al design e al lavoro che abbiamo fatto nel design, nella scelta produttiva, a un certo punto ci siamo resi conto che questo mezzo forse era un po' stretto solo nella disabilità, e quindi abbiamo avuto questa idea un po' folle, che adesso non è tanto folle perché anche un gruppo grande come Plenitude ci ha creduto, e siamo qua con loro apposta perché crede in questa nostra visione, in cui un mezzo elettrico seduto potrebbe essere non solo per la disabilità ma per tutti. E quindi perché non pensare che un mezzo di micromobilità possa venire da chi sono gli esperti dello star seduti, che siamo noi, no? E quindi piace questo modo di vedere un po' il mondo un po' al contrario, no? Però un mondo inclusivo in realtà, perché alla fine, quando siamo seduti, qui ci sono altre persone che si muovono, ma bisogna chiedere chi è disabile e chi è no, e quindi è un bel modo di vedere l'inclusività in un mezzo di mobilità.